Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno, con Giacomo Puccini e la Bohème. Il 22 dicembre 1858 nasce a Lucca Giacomo Puccini. Oggi abbiamo deciso di ricordarlo attraverso la più poetica delle sue opere, la Bohème. Il successo è stato trionfale. 30 volte durante la serata, or solo, or in compagnia degli artisti, Giacomo Puccini si è presentato a ringraziare il pubblico napoletano, raccolto in folla nella grande sala del Magnifico Teatro, spettacolo di prim'ordine, organizzato con reale decoro ed allestito senza risparmi, con interpreti eccellenti. Così scrive uno spettatore all'indomani della prima partenopea della Bohème di Puccini al Teatro San Carlo, il 16 marzo 1896. Nonostante gran parte della critica specializzata di fine Ottocento temesse un riscontro di pubblico limitato alla fascia più giovane che potesse immedesimarsi nei bohémien, il successo fu trionfale ed intergenerazionale. Tutta poesia e niente fatto per Bohème sono parole dello stesso Giuseppe Giacosa. La verità del soggetto, pur conservando qualche tratto autobiografico, appare filtrata in un'operazione idealizzante della memoria. Henri Murger, autore del romanzo Chaine de la vie de Bohème, aveva amato una Lucille, detta Mimì, che era morta solo 24 anni di tisi. In Rodolphe, Murger aveva rappresentato se stesso, ai tempi in cui divideva una soffitta parigina col pittore Léon Noël. Una favola bella e triste che riesce a creare un'illusione di realtà attraverso l'ambientazione di messa, soffitte fredde, osterie, strade del quartiere latino in cui si muovono personaggi che colpiscono per la loro misura quotidiana e antieroica. La letteratura e ancor più il melodramma avevano bisogno, superate le tematiche del risorgimento, di porre al centro personaggi e vicende della vita comune. Il bivio che si prospettava conduceva al verismo da un lato e all'impressionismo dall'altro. Puccini si era subito differenziato dalla maggior parte dei suoi contemporanei, rinunciando a qualsiasi suggestione verista, ed in questa scelta sta il principale motivo del successo della sua Bohème rispetto all'opera, suo analogo soggetto, di Ruggero Leoncavallo. Il 2 dicembre 1893 l'editore Giulio Ricordi scrive da Parigi a Luigi Illica. Il soggetto venne scelto da Puccini e non mancai di fargli presenti le grandissime difficoltà sceniche e musicali cui si andava incontro. Ella sa benissimo come Puccini fosse infervorato, come assolutamente volle quel soggetto e le relative polemiche con Leoncavallo. Il romanticismo borghese, scoperto, sincero di Puccini, si rivela nella sua trasformazione del testo. Dal quadretto di genere di Murger, egli trae un dramma commovente, non tanto per il toccante fatto della ragazza tisica, quanto per la nostalgia che avvolge tutta la vicenda. La nostalgia della giovinezza che finisce,
che muore con Mimì e con l'ultima invocazione di Rodolfo. Ma il suo sentimentalismo non è artefatto, osserva Claudio Sartori. Non è un mestiere per prendere il pubblico, per costringerlo alla commozione e quindi all'applauso. Il suo è lirismo sincero, perché così Puccini sente, perché sua è tutta la nostalgia, tutto il rimpianto dell'ora passata, lieta e triste insieme, ma comunque finita per sempre. La tecnica drammaturgica dell'opera è sorprendente e innovativa, con quattro quadri chiusi su cui in sequenza si accendono i riflettori. Priva di evoluzione, in cui un ampio spazio è lasciato ai momenti di contemplazione lirica e pura poesia. Due atti gai, poi due tristi, con sottili corrispondenze fra il primo e l'ultimo. I due atti della soffitta sono infatti entrambi nettamente divisi in due parti, l'una movimentata, l'altra statica, rispettivamente scherzosa e lirica nel primo, scherzosa e malinconica nel quarto. A Illica si dava l'incarico di stendere la trama teatrale, un primo canovaccio sul quale si sarebbe lavorato in seguito. Poi interveniva Giuseppe Giacosa, che inquadrava ed equilibrava l'azione generale, le dava un andamento stringato e infine ne levigava il testo. In questa fase si era già fatto sentire Giulio Ricordi, che era fornito di tanta cultura e sensibilità da poter mettere mano direttamente al testo, introducendo anche qualche verso proprio, o perlomeno dei miglioramenti, e degli adattamenti quanto mai opportuni. Della stesura del libretto della Bohème è rimasta la testimonianza di Luigi Illica. Quelle sedute nostre, vere lotte, dove venivano tagliati lì per lì interi atti, sacrificate scene a scene, rinnegate idee belle e fulgide un momento prima, e rovinato così in un minuto il lungo e penoso lavoro di mesi. Giacosa, Puccini, Giulio Ricordi e io. In quattro, perché Giulio Ricordi, che quelle sedute doveva dirigere, abbandonava sempre la poltrona della presidenza per scendere nell'emiciclo, per divenirvi uno dei belligeranti più ostinati e più vigorosi. Giacosa era per noi l'equilibrio. Ammaliava e convinceva. Penetrava in noi con una sapienza di così evidente persuasione che rinascevano tutte le speranze e tutto finiva bene. E Puccini? Puccini dopo ogni seduta doveva correre dal manicure per rifarsi le unghie. Se le mangiava via tutte, una per una, fino all'osso. Quando Bohème comparve, nel cassetto ce ne rimaneva da farne altre 10. Così. Luigi Illica. La composizione dell'opera giunse infine in porto nel dicembre del 1895, solo 6 settimane prima del debutto, che ebbe luogo il 1 febbraio 1896 di nuovo a Torino, dove aveva già debuttato Manon Lescaut, sotto la bacchetta del 29enne Arturo Toscanini, che da allora Puccini considerò il miglior direttore delle proprie opere, se non addirittura l'unico davvero all'altezza. Il successo di pubblico fu buono, mentre la critica ufficiale si dimostrava all'inizio piuttosto ostile. Ma il vero trionfo di Bohème si ebbe l'8 aprile 1896 a Palermo, con la direzione di Leopoldo Mugnone, direttore molto stimato da Puccini. Gli ascolti di oggi, entrambi dal quarto atto dell'opera, sono tratti da due storiche edizioni. Il primo è il duetto O Mimì tu più non torni dall'incisione Decca del 1959, interpretato da Carlo Bergonzi ed Ettore Bastianini.
Il secondo è il finale dell'opera nella leggendaria edizione della Scala del 1963. Scrive Valerio Lopane a proposito del duetto. La Bohème, promossa dalla Decca nel 59, aveva palesemente l'obiettivo di raccogliere il migliore cast possibile della sua nutritissima scuderia, dove si annoveravano autentici puro sangue. Si volle creare in sede di incisione un cast ideale che era praticamente impossibile riunire su un palcoscenico. Ad un artista di assoluto riferimento come la Tebaldi, una Mimì vocalmente inarrivabile, si affiancò la giovanissima ma già affermata Gianna D'Angelo, che fu una musetta forse non ideale, ma migliore di tante interpreti più blasonate. Si poneva poi il lusso vocale di un Siepi come Collin e lo sfarzo timbrico del Marcello di Bastianini. Originalissima fu infine la scelta di Carlo Bergonzi, che come tenore pucciniano destava ancora qualche sospetto e che con questa incisione vinse una sua personale battaglia. A dirigere questo Olimpo di ugole fu posto un veterano come Tullio Serafin. Nacque un'incisione storica, una pietra di paragone ineludibile per generazioni. Ancora oggi, a distanza di più di 60 anni, non a caso resta una delle migliori. Tra le vette, che non vanno evidentemente ricercate nelle sole arie, troviamo i momenti di conversazione del primo e del quarto quadro e soprattutto il grande duetto O Mimì, tu più non torni. Bergonzi e Bastianini sanno fondere giovinezza e spontaneità, lirismo e malinconia, passione e sofferenza con una tale maestria e spontaneità di accento che non possono che affascinare oggi anche più di ieri. Come nessuno prima mostrano di comprendere cosa si intenda con idiomaticità pucciniana e la sanno rendere con un'immediatezza affascinante, superando, per modernità di stile e facilità di comunicazione, anche la precedente edizione capolavoro di Gigli e De Luca. Così Valerio Lopane. Elvio Giudici così si esprime a proposito dell'edizione Scaligera del 1963. La direzione di Karajan, scrive i giudici, è rivelatrice oggi non meno di quanto lo fosse allora, quando sembrava addirittura rivoluzionaria e invece rendeva in modo mirabile l'atmosfera dell'opera, impressionisticamente sospesa e come consegnata alla sensitività sottile di un ricordo. L'orchestra Scaligera poi suona non solo straordinariamente bene, ma con quella idiomaticità che è troppo impalpabile per poterla esemplificare in questo o quel punto, ma che tuttavia è percettibilissima, al modo stesso con cui nessuna orchestra nel Cavaliere della Rosa potrà mai avere la giustezza di Vienna. La narrazione fluisce naturale, spontanea, priva di ogni artificiosa sovrastruttura, pur nella trama preziosissima di suoni, ora dolci, ora rarefatti, ma che nel giro di una battuta sanno gonfiarsi di una passionalità lacerante. Alla Scala c'è ancora chi ricorda quando, giunti al finale dell'opera e le quartine degli archi, dopo il coraggio di Marcello non parendogli abbastanza espressive, Karajan gridò: «Questo è il cuore di Marcello!» Il clima è costantemente idealizzato, ma vi rode il tarlo amaro della consapevolezza di quanto vana sia l'illusione della gioventù, dell'amore, della stessa bellezza delle cose, null'altro se non i fiori che, ahimè, non hanno odore. Il che significa cogliere il fulcro della poetica pucciniana. La Freni fu da subito la più grande Mimì del dopoguerra ed è stupefacente constatare come già agli inizi il timbro della sua voce fosse tanto compatto, luminoso, appoggiato a un'emissione perfetta e governato da un gusto, squisito nella sua fresca e naturale spontaneità espressiva, che specie in Puccini nessuno ha ancora saputo o voluto emulare.
Raimondi ha inciso molto poco ed è quindi un piacere poter riascoltare il suo timbro squillante, anch'esso spontaneamente comunicativo, meno rifinito di quello della Freni, ma sostanzialmente della stessa scuola vocale. Panerai, sempre un grande attore, solo di rado ha cantato altrettanto bene. Vinco poi a un Colline. Per mio conto perfetto, attore superbo, molto musicale, bella voce, gusto esemplare nel fraseggio, asseconde in modo mirabile la personalissima concezione che Karajan ha della vecchia zimarra, tradotta in una marcia funebre solenne, ma tutta in punta di piedi. Lamartino, infine, è piuttosto brava come cantante, acuti a parte, e molto disinvolta come attrice. Così Elvio Giudici sulla edizione della Scala del 1963. Ascoltiamo quindi Carlo Bergonzi, Rodolfo ed Ettore Bastianini, Marcello in un coupé o Mimì più tu d'intorni, nell'incisione Decca del 1959. L'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia è diretta da Tullio Serafin. Il finale dell'opera è l'edizione della Scala del 1963 per la regia di Franco Zeffirelli, con Mirella Freni, Mimì, Gianni Raimondi, Rodolfo, Rolando Panerai, Marcello, Ivo Vinco, Colline, Adriana Martino, Musetta e Gianni Maffeo, Schaunard. L'orchestra del Teatro alla Scala è diretta da Herbert von Karajan. Buon ascolto e buona giornata a tutti e buon compleanno al grandissimo Giacomo Puccini.
50. Thank you.
che sia grave. Non credo. Marcella è spirata. Musetta, a voi. Come va? Vedi, è tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Quel guardarmi così? Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con. A cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.